Buongiorno, o meglio dovrei dire buon pomeriggio, visto che siamo nella mia afternoon routine, è appunto quello che faccio nel pomeriggio. Ho finito da poco di pranzare e mi sono un attimino preparata, giusto per non essere indecente. E sto provando tra l'altro questo correttore di Maybelline che praticamente usano tutti ed ero rimasta soltanto io praticamente a non averlo mai avuto e devo dire che mi piace davvero tanto l'effetto. Nonostante abbia, tra virgolette, sistemato un pochettino la faccia, per l'abbigliamento purtroppo non posso farci molto perché il pomeriggio, insomma, sono sempre vestita molto molto comoda. Infatti ho questa felpa e questo pantalone di tuta larghissimo, veramente largo, nonostante sia la mia taglia, la taglia S, e vabbè sì, sotto i calzini. Diciamo che il pomeriggio, parola d'ordine, è assolutamente comodità. Visto che ho finito da poco di mangiare, mi metto un pochettino sul letto e leggo un po' del libro che sto leggendo in questo momento, che è questo qui, prometto di sbagliare, così almeno mi posso rilassare, ecco. È passata più o meno una mezz'oretta, io mi sono rilassata abbastanza, mi piacerebbe rimanere sul letto a non far nulla, però non posso, il dovere mi chiama e quindi adesso mi alzo e sistemo innanzitutto un pochettino la camera in generale e poi mi metto a studiare. In realtà non ho la camera molto disordinata perché stamattina ho messo tutti i vestiti a posto, ho fatto il letto, quindi era tutto ok. Quindi l'unica cosa che mi resta è l'aspirapolvere e sì, tanto ci metto davvero pochissimo. Una cosa che voglio assolutamente consigliarvi è questo profumatore di tessuti e ambiente igienizzante spray. Non mi interessa molto l'azione igienizzante, sinceramente, però ha un profumo che non vi dico, è buonissimo. Io di solito lo spruzzo, per esempio, su questo tappeto così e questi tre spruzzi praticamente faranno profumare la vostra stanza tutto il giorno. Credo di averlo acquistato da Acquestapone, molto consigliato. Ed eccoci qui, sono le 3:30, quindi devo assolutamente iniziare a studiare. Ho anche messo gli occhiali e ho qui con me tutto quello che mi serve, quindi facciamoci forza. Sì, la sessione è sempre più vicina, ma cerco di non pensarci. In particolare, oggi pomeriggio studierò diritto internazionale, infatti ho qui di fronte a me uno dei tre libri che si portano all'esame, quindi faccio il mio capitolo e poi passo alla seconda cosa che devo studiare oggi pomeriggio. Ho anche qui con me i miei amici evidenziatori, prendo una matita perché sottolineo anche con la matita. Sì, iniziamo. Terminato con diritto e adesso passo a economia, dove mi aspetta questo, diciamo, capitolo qui, quello sottolineato in verde. Non so. Finalmente ho finito perché sono arrivata al segno e ho praticamente diviso tutti i capitoli con i vari segni, quindi anche per oggi mi ritengo soddisfatta.
E ovviamente mi raccomando, fate sempre il piano di studio perché sapete già cosa dovete studiare, vi potete organizzare e una volta fatto tutto quello che vi siete prefissati, vi sentirete molto soddisfatti, molto, molto meglio. Qui ho il mio piano che vado a sbarrare in base a quello che faccio. Mi sono adesso trasferita in bagno perché nella mia afternoon routine, quando finisco di studiare, devo assolutamente farmi una doccia. Oggi non devo lavare i capelli perché sono puliti, però la doccia è sempre un momento molto molto rilassante che mi piace tantissimo. Tra l'altro adesso vi mostro anche i prodotti che utilizzo, sia il bagnoschiuma e la crema corpo, un po' di prodotti che uso, perché utilizzerò un bagnoschiuma che non ho mai provato, adesso ve lo faccio Il vedere. bagnoschiuma in questione è questo qui della Nivea. In realtà non è un bagnoschiuma perché è una mousse, gusto, vaniglia e caramello. Secondo me sarà veramente buonissimo il profumo. E voglio vedere la consistenza perché si usa in doccia. Quindi adesso lo proviamo. E poi come crema corpo ho comprato questa qui al Cocco, che come sapete è uno dei miei profumi preferiti. Ho letto 98% di ingredienti naturali, questa qui è la marca, sinceramente non ne avevo mai sentito parlare, però la uso già da una decina di giorni e mi trovo bene. Doccia finita e credo si possa capire anche dai miei capelli che hanno preso una brutta piega e ho rimesso la felpa perché tanto tra un po' vado a mettere direttamente il pigiama e ultima cosa della mia routine pomeridiana è sicuramente un'ottima merenda. Non la faccio sempre dopo la doccia, ecco, questo dipende, potrei farla anche prima o dopo, dipende da quando mi viene fame. Per questo pomeriggio mangerò questi biscottini ripieni con una crema alle nocciole. Li ho già assaggiati qualche giorno fa e sono abbastanza buoni, mi piacciono. Non ne mangio tantissimi perché sono molto pesanti. E visto che questo pomeriggio ho finito abbastanza presto di studiare, posso vedermi qualche video su YouTube mentre mi rilasso, appunto. E quindi sì, ho la possibilità di concludere questo pomeriggio in totale relax. A volte non riesco a farlo perché magari lo studio mi prende troppo tempo e quindi arrivo direttamente all'orario di cena e non ho tempo di rilassarmi, mentre oggi ce l'ho fatta fortunatamente. Questo era tutto per la mia routine pomeridiana, spero tanto che vi sia piaciuto. Purtroppo siamo in zona rossa, vivendo io in Puglia, e quindi non si può fare molto, non si può uscire, non si può fare nulla. Spero comunque, dicevo, che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate un like e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Quindi io e Ghiotto vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!